Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere la quest La voce celata dalla maschera del gioco Throne and Liberty. È composta da tre fasi, si può dire, e in queste tre fasi io ho usato mouse e tastiera per la prima fase e joystick da PlayStation 4 per la seconda e terza fase perché mi trovavo un po' in difficoltà e quindi ho usato appunto il joystick della PlayStation 4. Faccio questo video perché io nella prima fase ci ho messo letteralmente un quarto d'ora. Non è difficile, però bisogna andare a tanti tentativi, quindi volevo appunto fare questo video soprattutto per la prima fase. Poi vabbè, siccome ci sono vari step della missione, come la seconda fase e la terza fase, a sto punto è inglobato tutto in uno stesso video. Magari può sembrare non chissà che questa quest, perché magari se si è abituati molto a usare mouse e tastiera, problemi si ha zero. Se si è abituati a usare joystick, sicuramente uguale. Però, siccome io non sono abituato a usare mouse e tastiera, mi sono trovato appunto in difficoltà nella seconda fase. Ho cambiato da mouse e tastiera a joystick. Di conseguenza mi sono trovato male pure con il joystick, perché layout come si chiama, dei poteri, la barra dei poteri è totalmente diversa da joystick a PC mouse a tastiera, capito? Non essendo abituato alla barra dei poteri del joypad, ho trovato difficoltà anche con il joypad. Comunque, prima di lasciarvi alla run, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel mi piace e ci sentiamo alla fine del video. La voce dietro la maschera parla con la maschera misteriosa. Dov'è sta roba? Dobbiamo far questo. Ok, lì. Dobbiamo far questo. Parla con la maschera misteriosa. È là sopra. C'è modo di salire da qua? Qui non c'è nessuna maschera. Ah, invece sì. Segui la luce. Volentieri. What the fuck? Oh! Oh, l'ha preso! Ora devo capire la dinamica di sta roba. Capito? Ma cosa mi fa capire qual è il lato giusto? Ci sarà una tecnica o no? Allora, aspetta un attimo, non devo scrivere, sennò qui è un disastro. Non devo scrivere, sennò non ci ricorderemo mai. Allora, destra, destra, sinistra, sinistra. Sinistra. E qui non lo so. Io vorrei provare. Si impalla così. Destra, destra. Dai ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Sinistra, sinistra, di nuovo sinistra. E invece no. Allora, qui è destra. Destra. Come faccio a sapere? Cioè, letteralmente a culo. Ecco, a sinistra. Destra, destra, sinistra, 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 destra. Destra. Sinistra.
sinistra, destra, sinistra, e adesso sinistra, culo, sinistra, culo, cazzo sto andando, raga, sinistra, qui andiamo a destra, no, era a sinistra di nuovo, destra, destra, qui vado a destra, ecco, era a sinistra. Oh, santi Dio, la Madonna. E poi arrivo là, non so neanche che, boh, vabbè. Destra, destra, sinistra, 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 destra, destra, sinistra, che culo. Sinistra. Allora, mi sono perso un attimo. Destra, sinistra, 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 destra, destra, sinistra, 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 destra, destra, sinistra, sinistra, destra, sinistra, 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 destra, sinistra, sinistra. Mamma mia! Emmo? La voce dietro la maschera. F. L'abbiamo fatta, madonna! Sopravvivi al sandstorm per 30 secondi. Ah, non se riesco a fare questo almeno. Con il controller, se si muovesse magari, ma zio, qui io l'ho associato ma non va, perché per mia zio possiamo muovere. Oh, grazie, secondi, oh zio, basta. Basta, basta, Madonna che prove. Zero mi faccio. Oh cazzo, vado a morire. Ma porca. Sì, vabbè, ma è impossibile. Non riesco a capire la meccanica. L2R1. Zero.
Mi fa niente. Adesso ne faccio meno, quindi forse conviene, ecco, sparare a questi. Destro. Non le danno? Sì, adesso sì. Però se non mi ricordo male, adesso prende calo. Devo aspettare. Che diventa blu. Però così si anda. Come fai a cambiare bersaglio, zio? Cos'è sta roba? Camera setting, emote, smash party, cuffia. Non mi piace, non mi piace. Oddio, mo. Resettiamola. Oh. Ma c'è la pausa? Non c'è la pausa qui, cazzo. Cazzo è sta roba? Muovi costantemente. R. Che cazzo è successo? Ti è bloccato. Oddio, aiuto, non vedo più niente. Ma che cazzo? Lascia le due. Oh, voilà. Madonna. No, niente, non ce la fa. Alleluia. Adesso posso menare. Non so perché, ma lo posso menare adesso. Ecco, già non posso più. Ah, con L1 cambio il target.
dai. Perso l'attimo. Oh, che cazzo è successo? No, no. Aiuto. No, non morire. Non morire. Cavolo, madonna. Che nausea. Vabbè, ma certo, non dura nulla. Dai, vaffanculo. Dai! Non ha preso. Cambia arma. A cambia arma è questo. Stimere. Tempo, non faccio mai in tempo. Menalo. Oh madonna. Merda. Dai, sveglia! Merda, 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 mi sono incastrato! Sono incastrato!
God. Non so, non ci credo. Cristo santo. Madonna. Mena? Già. Così col joystick, cioè con il... col tasti, è stato difficilissimo. Già mi è difficile con il joystick perché non sono pratico. Niente, un millimetro di vita.
culo, madonna. Fatica. Wow. È finito. Ancient writing. Abbiamo finito. Alleluia. Mannaggia ragazzi, cioè. Ho due. Madonna. Fatica. Che fatica. Che fa cazzo di fatica. Ok, eccoci di nuovo qua. Come avete visto, ho trovato difficoltà nel secondo step e nel terzo step, nonostante usassi il joystick, perché appunto per usare i poteri quadrato, triangolo, frecce, quelle robe lì, bisogna comunque tenere premuto i tasti R1 e R2, no? Quindi, non essendo abituato, essendo abituato alla tastiera per tutto il corso del livellamento fino a quel momento, ho trovato un po' di difficoltà. In ogni caso, alla fine, come avete visto, ce l'ho fatta con un po' di difficoltà, però alla fine l'abbiamo sfangata. Se volete, per il joystick da tenere premuto R1 e R2, in realtà potete togliere questa opzione, quindi basterà semplicemente che cliccate una volta R1 e R2 e poi potrete usare i tasti normalmente, ok? Quindi, detto questo, vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel mi piace e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!